Il VAR o la VAR, non so se sarebbe servita oggi ad Amantea, lo chiediamo ad Agostini, presidente del Castro Villari. Buonasera presidente. Buonasera a tutti gli amici di Stadio Radio. Allora, serviva la VAR oggi per un rigore che sembra sia stato negato al Castro Villari? Ma allora è meglio non parlarne, perché in effetti poi sul finale anche loro hanno recriminato per un rigore non dato, quindi per giustizia ed equità, per la sincerità che mi contraddistingue, preferisco non commentarla questa, piuttosto commenterei la prova opaca della mia squadra, perché onestamente oggi abbiamo disputato una prova sottotono. Abbiamo eletto la Mandea bestia nera del Castro Villari, perché come voi ben sapete è l'unica squadra che è venuta a fare risultato pieno a Castro Villari e noi siamo andati a pareggiare da loro, quindi diciamo che onore alla Mandea. Purtroppo noi continuiamo il nostro campionato sempre con lo stesso obiettivo, però oggi dobbiamo segnalare comunque una battuta d'arresto. Onestamente questa è la sintesi della giornata. Beh, lo dice pure la classifica, venite superati dal Cotronè che va a vincere con il Siderno. Chiaramente chi sta in basso lotta con il coltello fra i denti, settimana scorsa l'avevamo anticipato, è facilmente prevedibile, no? Chiaramente sono squadre che devono evitare i play-out e si giocano tutto per tutto, quindi il campionato anche lì si gioca, non è nulla scontato, però lei è molto critico con i suoi calciatori a quanto pare. Non è questione di essere critico, perché non posso criticare una squadra che domenica scorsa in 10 contro 11 ha riuscito a vincere con la seconda in classifica. Assolutamente non è recriminare, è una diciamo un po' di amarezza, perché comunque noi contavamo di fare i 3 punti, purtroppo non sono arrivati, allora niente, ci accontentiamo di quello che è successo oggi. Vincenzo. E quindi insomma questo significa, presidente, che ormai la lotta è lì, siete in fila nella zona playoff, ormai l'Ocre è andato, insomma. Sì, vabbè, ma io questo l'ho detto anche qualche domenica fa, no? Raggiungere l'Ocre è un'utopia, ora bisogna soltanto far la lotta per raggiungere il secondo posto che permetterebbe a chi lo raggiunge di giocare i playoff in casa. Tutto quello, ormai l'Ocre è andato, sicuramente è andato. Dove voi avete una tradizione favorevole, insomma, siete sempre arrivati, come abbiamo detto l'altra volta, giustamente presidente, siete arrivati sempre secondo, l'avete vinto così il campionato. Lei mi stuzzica sempre con la stessa domanda. Mi stuzzica sempre chiedendomi che se è meglio andarci a perché porta fortuna, presidente. Perché porta fortuna, poi. Sì. In questo senso io capisco che moltissimi presidenti allenatori sono superstiziosi, tendono a queste cose, insomma. Presidente, le volevo fare, al di là di tutto, le do modo, anche mi fa piacere quando lei poco fa è stato obiettivo, ha parlato della sua squadra e dei suoi giocatori per la prova opaca, è difficile che alcuni entrino in campo. Volevo fare una domanda più che altro, siccome abbiamo parlato con il presidente Miranchi, no? Quando noi riusciremo a levarci, non mi riferisco alla giornata di oggi, questa cultura che noi ancora c'è in questi campi che giriamo, dove appena un giocatore cade in aria, presidente, non mi riferisco, ribadisco a quello di oggi, appena cade in aria è sempre è sempre rigore, al di là che lo sia o meno. Beh, il calciatore è un attore nato, si sa, quindi quando è in aria, appena viene toccato minimamente, ma non a livello delle nostre serie, anche nelle serie più alte, lei mi insegna che quando un giocatore viene toccato un attimo in aria si butta a terra e chiede il rigore. Purtroppo io della classe arbitrale me ne guarderei bene, non ne voglio proprio assolutamente parlare, perché per me è tutta gente seria e onesta che fa il proprio lavoro, per cui diciamo che bisognerebbe fare un po' di educazione più verso i giocatori che verso gli arbitri, secondo me. Beh,
Tornando a questa corsa in griglia playoff, Agostini, scontri diretti, diciamo, importanti, tutti in trasferta, in casa dell'Acri, in casa dell'Ocri anche, sì, perché bisognerà passare pure da Locri, e in casa del Gallico Catona. Sì, sarà una bella, ma ripeto, secondo me è una cosa che fa bene, questo andamento di questo campionato fa bene un po' a tutti, perché è un campionato, lo rendiamo più avvincente, se non altro per i posti dei playoff, perché come abbiamo già detto il Locri non si tocca, per cui diciamo che lo movimentiamo un po' in questo senso. Abbiamo tutti fuori casa gli scontri importanti, ma se noi ci esprimiamo con il calcio che sappiamo fare, non abbiamo paura di andare da nessuna parte. Quindi purtroppo capita il giorno che la prova un po' sottotono, però diciamo che per il resto io sono contento della mia squadra, perché io sono cosciente di avere una signora squadra. Sì, decisamente la squadra è una squadra importante, quella di Castrovilli, poi guidata da un ottimo tecnico che è mister Ferraro, e bisogna insomma proseguire e cercare di non perdere punti in gare come questa qua. Ora per esempio settimana prossima sabato in diretta TV avrete questo Scalea che sta vivendo un momento importante, come vi preparate a questa sfida? Li faremo passare per le forche caudine di Castrovilla. Quindi li aspettiamo a braccia aperte, vediamo un po' che noi partita dopo partita ce la metteremo tutta per arrivare al secondo posto, quindi ogni partita avrà la finalità di ogni partita sarà prendere i tre punti, per cui ci prepariamo anche a questa sfida con lo Scalea. Va bene, dai, buon rientro, grazie per l'intervento e la salutiamo. Alla prossima. Arrivederci, buon proseguimento, buon lavoro, arrivederci. Grazie, buonasera.